buonasera dallo stadio Artemio Franchi di Firenze. Un saluto del coach da parte di Luigi Sinibaldi. Tra pochissimi in campo Fiorentina e Lazio per il posticipo serale della 26esima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Via, partiti per questo match. Da bandierina ancora Biraghi. Pallone sul secondo palo, deviazione, Casale e pallone ancora in calcio d'angolo, un brivido. Pallone in area di rigore, Guendouzi, ha toccato lui per ultimo. Rimessa da fondo campo per la Viola. Palla lunga, Lazzari non si avvede del pallone che arriva, poi Cataldi, attenzione Belotti, quindi attenzione a Beltran e poi Gonzales, un palo e poi salvataggio clamoroso prima di Provedel sul palo e poi è miracoloso Casale. Palla proprio sul secondo palo dove c'era lui, traversa, era da solo Belotti, stavolta la traversa ha salvato Provedel che poi farà un'altra gran parata su Sottil. Va Biraghi direttamente in porta, deviazione, palla che tocca anche il palo, poi Fiorentina che si rifugia all'indietro da Caiode, trova il pallone il danese, poi Immobile, apertura verso Luis Alberto che finta, Guendouzi, ancora per Luis Alberto, Luis Alberto per il gol della Lazio, Luis Alberto proprio al 45esimo va a dare il vantaggio alla formazione della Lazio, Luis Alberto ha fatto tutto con lo sguardo, fischietto in bocca e finisce qui il primo tempo con il vantaggio della Lazio al 45esimo. Beltran, ok, Gonzales cerca il tiro in porta, Gonzales un tiro maligno dei suoi, tanto occhio, un altro miracolo di Provedel sull'angolo, poi ancora prolungano e poi davanti alla porta non colpisce Belotti, fa ripartire la Fiorentina, attenzione a Gonzales, pallone largo verso Belotti, in area di rigore c'è il recupero da parte di Casale, ancora Belotti, pallone in area, Casale interviene e poi il gol della Fiorentina con Caiode, ha segnato lui Casale, Vesino verso Guendouzi, bloccato, poi Vesino, Artur, poi Beltran, attenzione Belotti, Belotti bloccato, calcio di rigore per la Fiorentina, rigore per la Fiorentina, Guida ha deciso per il rigore. Al dischetto Nico Gonzales, parte Nico Gonzales, palo, palo, palo della Fiorentina, rigore sprecato da Gonzales, tocco esterno, c'è il ritorno di Sottil, prova a centrarsi, c'è Beltran in posizione di tiro in porta, ancora Beltran, Provedel, lascia lì il pallone e poi il gol della Fiorentina con Bonaventura. Da controllare la posizione di Bonaventura, questa volta ha fatto quello che ha potuto di fatto Provedel e finisce qui il match con la vittoria della Fiorentina per 2-1.